Buongiorno a tutti. Il titolo che insieme all'amico Marani avevamo pensato per questo intervento era Recenti indagini su Leonardo. In questo momento mi sentirei piuttosto di considerare riflessioni invece che indagini. Sono davvero numerose le volte in cui dopo la conclusione del cantiere su Cenacolo Venciano mi è stato chiesto di raccontare quel restauro e di descrivere il procedimento tecnico seguito da Leonardo sulla parete. Ciò che mi affascina, scusate, è che riguardando il dipinto e ripercorrendo le fotografie e la documentazione prodotta nelle varie fasi di lavoro, sempre nuovi argomenti e nuovi quesiti sorgono sull'intenzione del maestro e sulle sue reali possibilità. Talvolta l'opportunità di riflettere ancora sul Cenacolo è giunta da nuove analisi condotte sul dipinto. Un esempio è quello delle indagini non invasive sul volto di Cristo, realizzato qualche anno fa con la collaborazione del Centro di Venaria, su cui anche Pietro Marani si era soffermato nell'incontro londinese del 2011. Queste indagini erano finalizzate soprattutto a riconoscere, grazie all'utilizzo di nuove strumentazioni, quanto era rimasto della pittura originale di Leonardo. La sopravvivenza della materia pittorica era infatti uno dei temi che continuavano a essere discussi. Sulla porzione del volto si univano poi ulteriori questioni e dispute legate all'autenticità. C'è una capigliatura con una stesura marrone scuro e gli occhi, il naso, il profilo del volto sono accentuati dai tocchi di colore scuro. L'intervento di pulitura è stato lungamente meditato per l'opportunità di comprendere se dovevamo tenere alcuni restauri antichi. È stato poi reintegrato con una tonalità leggerissima per la ricomposizione dell'immagine. Si effettuarono quindi anche dopo il restauro una serie di analisi multispettrali di tipo tradizionale come l'ultravioletto che mostra i frammenti minimi di antiche ridipinture soprattutto lungo il margine della capigliatura, come vedete, dunque non si sono approfonditi i contorni perché non c'era molta materia originale. Mentre, andiamo avanti, abbiamo questo falso colore che ribadisce la raffinatezza pittorica di Leonardo attraverso i pigmenti da lui utilizzati, come nel caso del manto, del paesaggio retrostante il Cristo, dove si può identificare la pennellata di lapislazzolo stesa sopra lo strato di Zurigo nella parte delle montagne, secondo piano. Leonardo, in tutti gli azzurri dei manti e degli abiti, usa praticamente due stesure di colore, uno di azzurrite e uno di lapislazzoli. Naturalmente, giocando con questo, alcune volte fa una stesura di grossa granulometria dell'azzurrite e di leggera della lapislazzolo, a volte contraria. In questo caso, per esempio, del manto, unisce su uno strato di azzurrite e poi una pennellata di lapislazzolo, unisce dei piccoli grammi di lacca per dare un tono più forte al colore. C'è una ripresa con questa tecnica Reflectance Transformation Imaging, una tecnica innovativa e un particolare metodo di visualizzazione che esalta le regolarità della superficie evidenziando la morfologia. In questo caso si distingue nettamente la materia pittorica leonardesca ancora presente sulla superficie e in una misura che le normali riprese a luce visibile non rendevano assolutamente, non rendevano riconoscibile. Questo caso che ho brevemente citato ha avuto una certa importanza per me in qualche modo ha confermato la presenza della stesura originale
e ha dato ragione alle scelte compiute in sede di restauro. Gli interrogativi che però mi intrigano sono quelli legati ad alcuni aspetti dell'opera di Leonardo che nemmeno in questi 20 anni trascorsi sui ponteggi sono riuscita a interpretare con sicurezza. L'esempio più eloquente riguarda probabilmente la fase in cui il maestro iniziò a dipingere la parete, ossia l'area delle lunette, dove Leonardo cominciò a esprimere le proprie intenzioni in un avvio, a mio parere, titubante, non definito, per certi versi insicuro. Come si osserva, andiamo avanti, nella ripresa, questa normale, non si evidenzia molto il disegno leonardesco, che invece emerge molto di più con una ripresa all'infrarosso. Ecco, noi vediamo che per la caduta del colore si emerge nella lunetta centrale la presenza di un disegno sottostante che dimostra come l'idea di Leonardo si sia modificato. Si vede molto bene lo scudo poligonale e un abbozzo del biscione a destra. Al di là della questione iconografica, quello su cui trovo sia interessante riflettere riguarda il fatto che Leonardo fosse in una fase di ricerca. Questa sorta di elaborazione, per quanto riguarda il Cenacolo, ha lasciato le tracce più evidenti proprio nell'area delle lunette, e non solo per quanto riguarda gli aspetti compositivi, ma soprattutto la stesura del colore. Prendiamo esempio della lunetta di sinistra. Noi vediamo qui questa rifotografia che però non fa emergere il disegno, solo pochi tratti nei nastri che trattengono le ghirlande, ma lo stesso esame fatto con l'ultravioletto si evidenzia che è ricoperto da uno strato di ripintura che si osserva in questa ripresa. Però vedendo la luce normale, questo particolare sempre, si nota molto bene che dove la freccia c'è un sottostante colore luminoso, appena appena accennato, non è stato coperto tutto dalla ripintura. Quello su cui desidero soffermarmi ora è la sostanziale simultaneità di queste due stesure, che a mio parere testimoniano una modalità operativa che Leonardo non utilizzerà in seguito per tutto il resto della parete. La pittura che vediamo ora, indicata dalla freccia azzurra, è uno strato sottile, molto sottile, liquido, più brillante di tono rispetto allo strato soprastante. Si tratta di una stesura che Leonardo con ogni probabilità aveva pensato e realizzato come definitiva, ma di cui aveva riconosciuto dei limiti, probabilmente non congeniali alla sua visione finale del dipinto, o forse era risultato in qualche modo inadatta per ragioni tecniche. Lo stesso tipo di stesura liquida, assimilabile quasi ad un procedimento all'acquarello, si può servire nei datteri. Noi vediamo questo colore che emerge molto forte, luminosissimo. Ci sono dei tratti alla sinistra, piccoli tratti neri che determinano la parte in ombra, che poi vengono ridipinti con questo colore molto pesante che viene portato all'ombra invece sulla destra. Anche lo sfondo rosso della lunetta rientra in questa prima modalità esclusiva e richiama direttamente le consuetudini in uso nella realizzazione dei fondi azzurri del cielo nella tecnica ad affresco. Dunque è abbastanza inquietante, non so, intrigante soprattutto. La porzione raffigurante le pigne si riconosce nella stesura leonardesca rappresentata dai frutti più correlati. Voi notate che proprio le pigne sono disegnate con un colore giallo chiaro,
e poi disegnato quasi con la punta del pennello, come fosse una matita, i segni scuri, mentre le foglie sono completamente ridipinte pesantemente. E questa porzione che raffigura le pigne consente di riconoscere la prima stesura leonardesca rappresentata dai frutti più acquerellati, e l'insieme delle foglie invece sono riviste in un secondo momento con una materia più pesante e opaca. Ho voluto tornare su questi particolari in occasione di questo convegno perché mi sembra che l'esecuzione di questo primo intervento pittorico da parte di Leonardo abbia caratteristiche che lo rendono più assimilabile a un disegno acquarellato che a una pittura murale, segno forse che si tratti anche qui della trasposizione di un pensiero che poi necessariamente Leonardo ha dovuto cambiare.